È un anno particolare, visto che la mia prima cena di Natale come presidente l'abbiamo organizzata qui alla Mole, anche perché abbiamo stretto un accordo con il Museo del Cinema, e quindi ci sembrava, insomma, bello partecipare, essere qui, insomma, alla Mole, per poterla prima visitare, poi, visto che sono stati così accoglienti, ci hanno dato anche la possibilità di fare la cena qui. Quale deve essere il film di Federalberghi? Su cosa si deve puntare? Allora, punteremo su una migliore commercializzazione del nostro territorio. Stiamo collaborando e lavorando con gli enti locali per cercare di sviluppare il più possibile la nostra realtà, il nostro territorio, e lo facciamo comunque grazie anche a delle partnership locali che si occupano di questo, e quindi potremo meglio veicolare il nostro mondo. Le prospettive, guardando il bicchiere mezzo pieno, sono comunque di un anno che spero sia buono. Quest'anno sarà l'anniversario di 500 anni di Leonardo. Potrebbe essere un anno importante, perché sarà l'occasione di nuovo per essere una importantissima vetrina. E noi non abbiamo mai mancato di dire che crediamo nelle infrastrutture, crediamo ovviamente nell'alta velocità. Non è un problema solo di Torino, tantomeno del Piemonte, e neanche solo dell'Italia, è un problema che permetterà all'Europa di essere più vicina. Noi siamo un piccolissimo tratto di un'opera che andrà a collegare ben più grandi distanze. Le parole chiave del 2019 per il mondo di Federalberghi e per il mondo del turismo? Io direi poche parole. Accoglienza, la prima parola, perché è fondamentale l'accoglienza con professionalità. E professionalità vuol dire qualità. E per Federalberghi aggiungo un pezzo, qualcosa di molto importante, la continuità nell'innovazione. I nostri turisti vengono, sono attratti, per fortuna i numeri continuano a crescere, e se noi saremo bravi ad accoglierli bene, secondo me torneranno e ci porteranno i loro amici, le loro famiglie. Quindi noi dobbiamo sforzarci di essere sempre più accoglienti. I nostri operatori sono già bravissimi, ma cercheremo di aiutarli ad essere ancora meglio, ancora più friendly, ancora più attenti alle esigenze di chiunque, perché è importante che il Piemonte sia veramente per tutti.